Allora, io sarei il responsabile scientifico del progetto SuperTech 3D. Sono dirigente di ricerca all'Istituto Nazionale di Ottica e questo progetto prevedeva l'assunzione di due assegnisti, Sara Mattano e Licia Dal Fovo. Purtroppo nessuno delle due ha potuto un po' presentare il proprio lavoro perché sono attualmente oggi proprio in viaggio di ritorno da un convegno. Allora, sarò rapidissima e cercherò di essere il meno possibile, le due ragazze sarebbero state molto più divertenti di me, ma è stata la necessità di. Allora, l'acronimo SuperTech 3D, che io non riesco neanche a leggere perché ho tutta la mia faccina davanti qui, okay, sta per studiare superfici dipinte mediante tecnologie ottiche avanzate, dare rilievo 3D all'analisi della struttura interna. I soggetti partecipanti al progetto sono stati il soggetto autore, il CNR INO, l'operatore culturale, l'ufficio delle pietre dure, e i due assegni erano cofinanziati, uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, l'assegno numero uno, e il secondo dalla ditta PPQ Sense SRL, che è una ex spin-off dell'Istituto Nazionale di Ottica. Allora, che cosa abbiamo fatto nell'ambito di questo progetto? Sostanzialmente come gruppo nasciamo come un gruppo di fisici che ora è diventato fisici, chimici e heritage scientist che sviluppa strumentazione per la diagnostica ottica non invasiva di opere d'arte. Quindi diciamo che il gruppo si dota di una serie di prototipi di ottica non lineare per la diagnostica non invasiva e non a contatto di opere, che attualmente stiamo cercando, e proprio nell'ambito di questo progetto, le ragazze hanno lavorato allo sviluppo, implementazione e applicazione di dispositivi nuovi anche di ottica non lineare, con l'intento di colmare le lacune che gli strumenti basati sull'ottica lineare non riuscivano a risolvere nell'ambito dello studio, per esempio, di materiali, che vi farò vedere più avanti. E l'idea era che ci fosse un'analisi delle opere d'arte a largo spettro, nel senso che anche le due ragazze che hanno lavorato su questo progetto hanno lavorato su una varietà piuttosto ampia di tipologie di opere, effettuando rilievo dalla grande scala alla piccola scala o viceversa a risoluzioni variabili. Quindi l'idea era dare un modello tridimensionale per lo studio quindi della morfologia delle superfici fino ad arrivare ad un'analisi a livello microscopico sia delle superfici che dell'interno, e per interno intendo la stratigrafia delle opere d'arte. Siccome la ditta che cofinanziava il secondo assegno è una ditta che ha sviluppato un prototipo assolutamente innovativo di sistema per datazione basata su spettroscopia laser, la seconda assegnista ha anche svolto attività presso la ditta SCAR, montando un prototipo di strumento per la datazione, che poi è stato trasferito all'INO di Napoli, e effettuando misure su campioni. Perché questo? L'idea, come vi ho già praticamente detto, è proprio quella di arrivare alla realizzazione di prototipi che possano essere inseriti passatemi il termine brutto, parco macchine di cui il gruppo è dotato. Le ragazze che hanno lavorato nell'ambito del progetto hanno fatto anche proprio da tre riunioni per trasferire queste nuove conoscenze agli operatori della filiera culturale, perché non è assolutamente banale e immediato, che tecniche nuove vengano accettate dal mondo della conservazione. Il fatto di lavorare a stretto contatto con restauratori e conservatori ci ha permesso di poter applicare queste nuove tecniche all'inizio su campioni e poi, poco alla volta, guadagnando faticosamente la fiducia dei restauratori e conservatori anche su opere d'arte, in modo da poter dimostrare l'utilità di queste tecniche nuove. L'Istituto Nazionale di Ottica siede sulla bellissima collina di Arcetri, dove c'è, e questo è il nostro istituto, il laboratorio principale nel quale vengono sviluppati questi strumenti. Gli strumenti, fini a se stessi, applicati a campioni, tipicamente funzionano tutti benissimo. Quindi, una volta che sono realizzati, vengono trasportati nel nostro laboratorio operativo, che è ospitato dentro la Fortezza d'Abbasso, dentro il laboratorio di restauro dell'Ufficio delle Pietre Dure. Fortuna per noi enorme. Ed è l'ultima stanza, non la vedete comunque, questa a sinistra, la porta verde di fianco alla falegnameria. Quindi, una volta che gli strumenti, i prototipi funzionano, vengono portati dentro l'ufficio, dove abbiamo l'opportunità, questo all'interno del laboratorio, di sperimentare queste tecnologie nuove sviluppate
su una serie di oggetti che ci forniscono una casistica e una statistica così ampia da poter verificare il buon funzionamento degli oggetti. Uno dei prototipi che faceva capo all'Assegnista 1, che è stato sviluppato dal gruppo di biofotonica dell'Istituto, ma che poi è stato applicato nell'ambito del progetto Beniculturali, è un dispositivo proprio per ottico, un microscopio ottico non lineare. E il vantaggio delle tecniche non lineari è che, nonostante si usino sorgenti laser, quindi potenzialmente dannose, il volume di indagine è piccolissimo rispetto al volume che si investiga con le tecniche lineari. L'altro prototipo, che è sempre stato sviluppato in collaborazione con il gruppo di biofotonica, è un prototipo per fare misure di tempo di fluorescenza ad immagine. E infine, questo sistema per datazione è quello che è stato utilizzato per la datazione a radiocarbonio. Allora, avevo fatto delle slide per supplire la mancanza delle ragazze, che veramente faccio scorrere perché sennò diventa pallosissimo. Ciascuna attività era divisa in 3 fasi: una fase preliminare nella quale si valutava la ricerca bibliografica, applicabilità delle tecniche a beni culturali, soprattutto per quelle non lineari, che non erano mai state applicate raramente in ambito beni culturali. Poi una fase di realizzazione campioni e prova su campioni, fino a misure in campo. La prima ragazza, la prima sinistra è Sara Mattana, appunto, che non c'è, e mentre la seconda sinistra, più o meno la struttura del progetto era esattamente la stessa, ma partiva dallo sviluppo e la realizzazione e il montaggio di questo strumento per la datazione, e poi ha applicato anche lei sia le tecniche non lineari che quelle lineari su una ampia casistica di oggetti. Nel primo anno, sostanzialmente, la Sara ha verificato che si potessero applicare e soprattutto si è cercato di determinare i limiti di applicabilità delle tecniche lineari, perché, come dicevo, facendo uso di sorgenti laser, non è così banale che le tecniche siano non invasive. E ha partecipato a un convegno. Questa invece è Alice, che ha anche lei un background di restauratrice, e quindi ha realizzato tutti i set di campioni che sono stati utilizzati sia per lo studio, per l'analisi di Sara, che per quelle lei stessa. Alice poi aveva anche lei partecipato a misure fotoacustiche e aveva utilizzato e integrato tutte le tecniche che fanno parte del parco macchine del laboratorio. Siccome Alice era già molto introdotta nel laboratorio perché si era laureata e dottorata con me, ha seguito una serie di campagne di diagnostica che regolarmente ci vengono chieste all'ufficio delle pietre dure, proprio perché gli strumenti che noi mettiamo a loro disposizione sono strumenti che consentono una diagnostica avanzata, per cui ha potuto provare nuove strumentazioni e integrare i risultati di queste nuove con quelle standard su una serie di oggetti. Avrei fatto meglio a mettere il riassunto dei numeri delle pubblicazioni, comunque le ho elencate tutte, comprese le partecipazioni ai convegni. Nel secondo anno, appunto, quello che è stato lo sviluppo che è venuto nel primo anno, è stato applicato a campioni e casi studio. Volevo arrivare a questo punto ai risultati perché sennò diventa noiosissimo. Vediamo se ci arrivo. Oh. Eccoci. Una serie di risultati. Allora, il vantaggio delle tecniche non lineari è che, come ho anticipato, consentono di analizzare o ottenere risultati su oggetti difficilmente analizzabili con le tecniche ottiche tradizionali. Nel caso, per esempio, dell'analisi del legno, viene analizzato il legno non soltanto perché la maggior parte dei dipinti possono essere di supporto ligneo, ma anche perché di legno spesso sono fatti gli strumenti antichi o roba del genere. Per esempio, dall'analisi della fluorescenza multifotone e rigenerazione di seconda armonica si riusciva a ottenere un'unica immagine, distinguere un'unica immagine sia la lignina dalla cellulosa, ad esempio, cosa che non è possibile fare con le tecniche ottiche lineari. Questo è stato uno dei primi lavori invece che abbiamo pubblicato proprio sulla determinazione delle soglie di irraggiamento con la fluorescenza multifotone. E abbiamo visto che le misure sono state fatte con questo prototipo e la verifica delle condizioni di danneggiamento delle soglie di danneggiamento sia con microscopio ottico, che con altri sistemi, tipo per esempio sono utilizzati gli spettri Raman per verificare quale fosse il metodo che prima
come si chiama, si rendeva conto praticamente se il danneggiamento era stato fatto oppure no. Questo invece è un caso di applicazione della FLIM, quindi misura del tempo di fluorescenza, che è molto utile come tecnica per riconoscere, per esempio, abbiamo fatto misure, come si vede dai campioncini, a parità di pigmento con leganti diversi, a parità di legante con pigmenti diversi, perché è una tecnica molto sensibile anche, diciamo, dell'environment dei materiali, in modo da poter distinguere ad immagine, perché c'era questa specie di manipolo che veniva mosso sull'opera per poter acquisire delle immagini che sono riportate a colori, per poter distinguere i vari materiali, cosa che non è sempre banale, appunto, al variare, per esempio, del legante. Il tipo di analisi è anche stata piuttosto innovativa, per cui sono stati sviluppati algoritmi specifici per poter fare l'analisi in tempo reale. I dati sono enormi come volume di dati e per poter estrarre delle informazioni utili è necessario fare dei fit esponenziali sulle curve che si ottengono, che richiedono veramente tantissimo tempo e tantissima memoria in termini di RAM di computer. Con questo sistema, invece, di sperimentazione tramite fasori, siamo riusciti a mettere in piedi una routine piuttosto veloce. Qui ancora misura del tempo di fluorescenza, sia su campioni fatti su tele, su tavole, su vetro, perché poi per studiare esattamente la risposta dei vari materiali avevamo fatto anche campioni poco significativi dal punto di vista della rappresentatività dei casi reali, che però ci servivano per capire come funzionavano gli strumenti. Qui misure su tessili, ancora lino e cotone, oppure su campioncini su tavola. Le ragazze si sono ben integrate nel gruppo e hanno interagito e collaborato anche con i tre ragazzi che ha presentato Iana prima, per cui c'è stato proprio uno scambio di informazioni per le varie tecniche. Questo è il disegno più di Leonardo, dove sono state applicate le tecniche di appunto dalla grande scala, che ha consentito di prendere tutto il dipinto, fino alla piccola scala che ci ha consentito di studiare anche, non so, proprio le fibre della carta. E ancora misure di tipo fotoacustico che sono state integrate con tutte le altre tecniche ottiche. Il progetto per tutta la sua durata è stato sempre pubblicizzato su tutti i social media, compreso il sito del Lino, in quanto abbiamo avuto ottimi risultati sia in termini di pubblicazioni che anche proprio di sviluppo di strumentazioni e di competenze acquisite dalle ragazze, per cui siamo andati molto orgogliosi di questo progetto che è stato opportunamente pubblicizzato. E per tutta la durata del progetto le ragazze sono state tenute a presentare le proprie attività internamente e quando possibile esternamente, in modo da tenere traccia e verificare che ci fosse davvero una crescita anche dal punto di vista della formazione loro. Il nostro goal, e va direttamente a quella successiva, attualmente Alice è rimasta con noi e anche lei un assegno su Hyperion HS, ha partecipato ai bandi del PNRR, così come anche Sara. Non credo che riusciremo a tenere tutti nel gruppo perché purtroppo le risorse sono limitate. E comunque il nostro goal era quello di riuscire a mettere in piedi una serie di strumenti innovativi che fossero competitivi non solo a livello nazionale e quindi immissibili sia nella piattaforma MOLAB che nella piattaforma FIX nazionale, ma anche competitivi a livello europeo. Quindi sperabilmente queste andranno ad accrescere il nostro parco macchine sia del MOLAB che del FIXLAB, sia a livello nazionale che internazionale, per cui si potrà avere accesso a questa strumentazione sempre su chiamate, presentando progetti che vengono valutati da un peer review panel e in base alla graduatoria che viene stilata, se i progetti vengono approvati, si ha accesso gratuito a questa strumentazione. Quindi noi ci muoviamo con gli strumenti nel caso del MOLAB e ci portiamo dietro anche le nostre competenze, per poche che siano, e nel caso invece di FIXAB vengono portate le opere in laboratorio e sempre noi mettiamo a disposizione competenze che vogliono dire davvero competenze in utilizzo di strumenti, ma anche algoritmi e software di elaborazione dei dati. Quindi questo dà dati appunto 3D, 2D, multispettrali. E io avrei finito. Grazie dell'attenzione. Grazie.